Stamattina presentiamo la conferenza stampa del progetto Meraviglioso, un progetto finanziato dalla Regione Campania con fondi del Ministero delle Politiche Sociali e del Lavoro. Il progetto ha visto la partecipazione come ente proponente della Proloco di San Mango, un'associazione di promozione sociale molto attiva nel settore dell'agricoltura e della promozione del proprio territorio. In questo progetto confluiscono anche altre realtà, infatti il Profagri molto attiva con i suoi studenti, con le sue attività nel settore dell'agricoltura e dell'impresa agricola, e il CNA e il Comune di San Mango. Quindi si è cercato di far coinvolgere, confluire tutti gli enti, gli stakeholders del territorio affinché il progetto abbia una migliore riuscita. Gli obiettivi di questo progetto sono innanzitutto la promozione del volontariato, quindi riprendere i giovani e farli sensibilizzarli verso i valori importanti dell'agricoltura. In secondo luogo l'altro obiettivo è quello della riduzione delle solitudini involontarie, soprattutto nella popolazione anziana, soprattutto alla luce di questi due anni di pandemia, quindi una riuscita sul territorio della popolazione anziana. E il terzo luogo è promuovere un'agricoltura solidale, quindi veicolare quei valori dell'agricoltura nella vita quotidiana. Per fare ciò abbiamo pensato di realizzare diversi laboratori e diverse attività sul territorio. I laboratori in particolare riguarderanno le imprese agricole, riguarderanno l'agricoltura appunto sociale e nuove tecniche di coltivazione, quindi quelle più innovative anche senza acqua e altri tipi di attività da svolgere con docenti e professori specializzati rivolte a giovani e ragazzi. Intendiamo questo progetto, che durerà fino ad aprile del 2023, intendiamo quindi sensibilizzare i giovani e ridare lo spazio che questi due anni ci ha tolto, anche attraverso attività appunto che intendano produrre dei risultati effettivi e concreti. Infatti prevediamo poi, oltre all'evento conclusivo che prende il nome appunto di Meraviglioso, anche una piantumazione simbolica di alberi di melo. Quindi i ragazzi potranno poi apporre i propri nomi e sentire veramente proprio quello che è stato fatto. Allora, oggi si è concluso questo convegno di presentazione di questo bellissimo progetto. Questa era la naturale sede per parlare di questo progetto, perché siamo l'unica scuola che in Campania si occupa esclusivamente di agricoltura, perché abbiamo rapporti di collaborazione da anni con Nicola Vitolo, con la Proloco e soprattutto anche per quanto riguarda la Melannurca, e quindi era la naturale sede. Abbiamo deciso, nel momento in cui facciamo parte del progetto Meraviglioso, abbiamo deciso di piantumare in un'area qua a fianco alla nostra scuola, un'area della nostra scuola, di piantumare 100 alberi di Melannurca, che ci sembra la cosa giusta e coerente con le finalità del progetto e con le finalità di una scuola che vuole stare al passo con i tempi, ma vuole nello stesso tempo privilegiare le eccellenze del territorio.